Salve a tutti ragazzi e benvenuti a questa puntata di BTC. Oggi nuova puntata di Minecraft. E l'altra volta eravamo rimasti che avevamo appena finito di costruire il nostro bellissimo recinto alla in stile villagers con il nostro grano. E avevamo deciso di, non appena avevamo abbastanza grano, di andare a farci un recinto per allevare qualche mucca, qualche pecora, in modo da avere carne a sufficienza per un nostro prossimo viaggio. Allora, io direi di almeno prendere quel grano che vedo qui in fondo, già un po' più fatto, in modo da cominciare già andare a prendere qualche... Allora, vediamo un po' come stiamo. Tre pezzi, ma ci dovrebbero bastare pure ad avanzare, vediamo un po'. Allora, nel frattempo ripiantiamo i semini qua. Dobbiamo zappare. Semino di qua, semino di qua, semino di qua. Ok, allora, la staccionata qui già ne ho un po', quindi io direi nel frattempo cominciamo già a fare la staccionata, dove poi metteremo le nostre mucche. Lo facciamo da questa parte. Cominciamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Come viene? Oh, più grande, facciamo di 9. Cosa sto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3. Qua facciamo la porticina centrale. Ecco qua. E il cancelletto ce l'abbiamo qui. Ecco fatto. Ora però dobbiamo evitare che qualche creeper o altro ci salti su. Maledetto piastro, ti odio. Odio quando si mettono nell'altro tipo di modo. Allora, andiamo. Sperando di farcela con queste staccionate. Infatti abbiamo legno in abbontanza nella cassa a casa. E in casa cosa volevo fare oggi? Volevo, oltre a preparare il recinto, andare a prendere le mucche per fare l'allevamento eccetera, avevo voglia di fare un po' di finestre per quanto riguarda la casa. Ecco, abbiamo finito le staccionate per poco, dai. Allora, andiamo in casa e nel frattempo prendiamo già l'ascia e facciamo un po' qualche finestrella, tipo qui. Così. Qui. Ecco. Così abbiamo sotto controllo anche i nostri recinti. E di qui. Oppala. Il vetro dovrei averlo già fatto nella cassa, perché voglio mettere direttamente, no, c'ho direttamente il queen che voglio fare direttamente in vetro, non in finestra, perché in finestra non mi piace, invece col vetro è più sfizioso. Ecco qua la nostra casa, la facciamo più bellina. E se poi vogliamo fare una cosa sfiziosa sul letto, facciamo, anzi tutto qui, ci facciamo tutta una piccola finestrella in vetro a mo' di visuale sulle stelle o sotto le stelle. Allora, vediamo un altro poco e voilà. Ah, già è più sfiziosa, diciamo, la casa. Il vetro lo possiamo usare. Ah, da solo ho esplorato, cioè ho scavato più che altro. Qui il ferro, ecco qua, il ferro è finito. Mettiamo a fare la carne, il manzo. Allora, da solo ho esplorato la caverna che prima stavamo, nella puntata precedente stavamo esplorando. E cosa ho scoperto? Che a un certo punto, scavando, mi sono ritrovato in un dungeon. Ho esplorato un pochettino il dungeon all'inizio, però per fortuna non ho preso, cioè non ho trovato niente di
di rilevante come uno zombie, un creeper o altro. E qui mi sono messo a esplorare. A che quel dungeon mi ha portato addirittura in un altro dungeon. E con voi, probabilmente nella prossima puntata, lo andrò ad esplorare. Perché ora questa puntata la basiamo principalmente sulla staccionata, sulla mucca e su sistemarci un po' le cose. Che poi dobbiamo cominciare il nostro viaggio, che lo voglio cominciare belli, carichi, preparati, pronti per affrontare qualsiasi evenienza. Allora, mo per prendere una mucca. Il nostro qui vicino dovrebbe essere pieno di mucche, infatti eccola. Allora, si era bloccato Minecraft per un secondo, per fortuna si è ripreso, quindi io direi di andare subito alla ricerca. Eccole là, noi dobbiamo. Siamo pieni di mucche qui attorno. Però una non ci basta, ce ne serve. Lì c'è proprio una mandria. Se riuscissimo a prenderle quante più possibile, seguitemi tutte. Passate al lato oscuro, abbiamo i biscotti. Venite! No, non vi dovete però rallentare, mi raccomando, seguitemi la strada. Non è chissà che, però. Forza! Anche voi se volete, dai! Quanti più ne siamo, meglio è. Più velocemente riuscirò a farvi moltiplicare. Attenti! La pecora! Io la ammazzerò appena arriveremo, penso. Ma la faccio. Non mi ispira proprio, la faccio proprio da. La cattiva pecora. È una pecora nera travestita da una pecora bianca. Sei fermata, hai capito che te l'avevi ammazzato. Furba la pecora, furba. Il problema è che queste mucche hanno problemi ad entrare nel cancelletto. Una è entrata. Forza, la prossima. La prossima. Forza che ce la fai. Forza che ce la fai. Forza. Non compenetrarti nella staccionata, ma entra! Devi entrare in un cancelletto! Ecco qua, e siamo a due. A te vorrei lasciarti già fuori, però. No, voi non uscite! Facciamo così. Chiudiamo il cancelletto. Diamo da mangiare loro due, così coprono. Noi usciamo. Ciao, piccolina. Tutto bene? No, muori, muori! Questa fine che avete visto vi aspetterà tutti. Tutti voi morirete. Pecora. Fatai! Muori. Muori. Niente. Allora, stavo dicendo. Manzo crudo. Dobbiamo andare a cuocere il manzo crudo in modo da poterci sfamare. Andiamo a cuocere. E direi. Visto che noi dobbiamo cominciare, prima o poi dovremo cominciare il nostro viaggio, e innanzitutto dobbiamo anche esplorare quel dungeon che ho trovato là sotto che mi ispira parecchio, direi di cominciare ad armarci facendoci qualche armatura. Ma io sinceramente non mi ricordo come si fanno tutte le armature, questi sono i gambari. Poi ci stava l'elmo, eccolo. E le scarpe, eccole. E l'armatura forse non possiamo farlo, perché mi sembra che era tutto questo. Per un lingotto di ferro, per un solo lingotto di ferro. Siamo sfortunati. Però va bene, cominciamo con metterci questi. Già va molto molto meglio. E vediamo un po' per quest'altra puntata cosa possiamo fare. Per quest'altra puntata potremmo esplorare i dintorni, perché io sinceramente i dintorni veri e propri non li ho ancora esplorati. Direi di andare dritto di lì e esplorare un pochettino e ammazzare qualsiasi cosa ci troviamo davanti. Allora, andando sempre dritti non dovremmo avere problemi, appena che non giriamo attorno al dito. Ok, cominciamo. Ho detto di ammazzare questi qua. No, no, muori di qua. Non fuggirai, muori. Così almeno cominciamo a farci un po' di allevamento. L'abbiamo cominciato, quindi non ci serviranno più queste mucche, pecore, quel che siano. Pecora marrone, pecora nera.
pietra bianca. E c'è una mucca? Sì, non lo so. Ecco fatto. Allora, io vorrei tanto, ma proprio tanto, trovare dei villagers. Ma io sarò sincero. Quando ho giocato anche a Minecraft con JK da soli sui server nostri, quando ho anche giocato da solo in single player per fatti miei, non ho mai trovato i villagers. Anche se ho sempre tipo esplorato per un sacco di tempo, io vi giuro davvero, sono io sfigato o altro, non ho mai trovato i villagers. Quindi ora magari aggiungiamo un determinato punto per poi tornare indietro, sempre cercando di non morire. Che è successo? Magari facciamo così, torneremo indietro quando vedremo che comincerà a fare notte. Perché io di qua non vedo una cippa di niente. La sabbia ce l'abbiamo. Sti girasoli che sono ovunque. Proprio. No. Non ti allora, ecco. Allora, diamo un camori. Vediamo un po' di qua cosa c'è. Di qui c'è qualcosa di interessante. Una mucca che nuota, altre mucche che non voglio ammazzare. Nient'altro. Vabbè. Avanziamo ancora. I cavalli! Ci vuole la mela, io non ce l'ho la mela. Mannaggia. I cavalli. Le zucche! Sono zucche quelle. Si è bloccato? No, non si è bloccato. Le zucche, voglio le zucche, andiamo a prendere le zucche. Ah, ragazzi, dobbiamo esplorare quanto prima. Ci dobbiamo armare quanto prima e cominciare ad esplorare. Andiamoci le zucche. Che è successo qua? Dobbiamo andare a prendere le cose quanto prima. Allora, come sono sfiziosi. Ma che sono, asini? O cavalli questi? Questi sono asini. Se lo ammazzo? Se io lo ammazzo cosa succede? No, è da solo il cuoio. Allora facciamo una cosa. Proviamo. È un azzardo. Però ci proviamo. Andiamo a rompere. Forse ci stiamo allontanando un po' troppo da casa, eh. Andiamo a rompere queste case. Ah, non ce l'ho una mia, non ce l'ho una mia. Andiamo a rompere gli alberi e le frasche, sperando che ci cada una tipo di. Guardando il video dei glitch grafici, che io taglio le cose qua, ma non mi viene immediatamente. Io ricordo, se non sbaglio, da qui dovevano cadere le mire, giusto? O sbaglio io? Non mi dovrei stare sbagliando. E mi si è rotta l'ascia. E un'altra ascia non ce l'ho. E un'altra ascia non ce l'ho. Questo, andiamo con la pala. Abbiamo solo quest'albero, poi andiamo indietro a casa. Abbiamo visto qui ci sono i cavalli che vorrei davvero prendere. Davvero, davvero tanto. Ma io se non sbaglio sì, dalle foglie doveva cadere la mela. Magari mi stavo sbagliando tanto. Magari stai poi in mezzo qui. No, sto sperando troppo. Cosa c'è? Cambia bioma di là. Allora ragazzi, facciamo così. Torniamo indietro, visto che qui abbiamo scoperto ci sono i cavalli, sempre dritto a casa. Potremmo tornarci in seguito a prendere i cavalli. Caspio, si sta facendo notte. Dobbiamo fare. E sto anche morendo di fame. Dobbiamo fare una mega corsa e tornare a casa, perché altrimenti qua ci moriamo di brutto proprio.
Corri, Kuro, corri. Allora deve essere sempre dritto di là. Andiamo a vedere, abbiamo perso proprio la strada di casa. E non ci conviene perdere la strada di casa, si sta facendo notte. Forza, 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 forza. Carica, carica i biomi. Su, 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 senza bloccarti però cortesemente, Perché sento che ho perso la strada di casa? Non so perché, ma ho questa sensazione. Sento che dovremo all'improvviso... Però aspetta, ho trovato un punto di esperienza. Quindi magari ho ammazzato qualcuno qua. Ah, ecco, la vedo le cinghie. Che fortuna. Cioè, giusto, potevo anche perdermi andando sempre dritto? Sì, ne sono capace. Allora, ragazzi. Corriamo più presto a casa. E buttiamoci in quel lettino. Un occhio al grano. Dai, sta andando più che bene. Ok. Pure. Ok. Mettiamoci qui dentro. Su, su. Ok, ragazzi. Ok. Allora, ragazzi. Questa puntata di Minecraft è finita. Abbiamo scoperto dove sono i cavalli. Cosa che voglio davvero prendere. Quindi cercherò una mela e creerò un recinto. Tutto in altre puntate che seguiranno queste. E nella prossima puntata io direi o di andare a prendere i cavalli, ma non la vedo più come cosa secondaria, o andare a esplorare quel, tra virgolette, dungeon, perché non l'ho proprio, non ho visto se è un dungeon vero e proprio, che ho trovato giù in quella caverna. Quindi ragazzi, per questa puntata è tutto, ci vediamo alla prossima puntata, ciao!